mi fa piacere stare questo momento vicino a tutti quanti voi. Non è una festa, ma semplicemente un momento in cui vogliamo stare un pochino insieme, ma la maggior parte, anche quelli che non sono qui questa sera, ci hanno dato una grandissima fiducia. Io per questo voglio ringraziare, ma con cuore grande, un grande grazie a tutti quanti voi. Io vi devo confidare che qualcuno vicino a me diceva: ma chissà, dice, forse c'è qualche rischio, forse non ce la facciamo, perché sa, ci sono lupi esperti che di vecchio stampo che forse sanno come trattare nelle campagne elettorali. Io dicevo dentro a loro: guardate che noi non dobbiamo fare niente, ma semplicemente dire chi siamo, quello che abbiamo fatto, poi dopo saranno i cittadini a decidere. E quindi siamo tranquilli. Ma com'è, tu sei tanto tranquillo così? Ma sono tranquillo perché in fin dei conti non dobbiamo fare niente, cioè, i cittadini ci conoscono e di conseguenza, se abbiamo lavorato bene, sicuramente ci confermeranno. E io spero, dicevo, che ci diano una conferma chiara. E dentro di me ci credevo, tanto che ci sono testimoni, e dicevo: io voglio la maggioranza dei voti. E devo dire che alla fine questo è stato, abbiamo preso oltre il 52% dei consensi popolari. Questo, alla fine, il lavoro serio paga. L'amore si sente, non si dice a parole, ma si trasmette con tutto il corpo, con le sensazioni, col gesto, con altre cose. E devo dire che io l'ho sentito questo. E allo stesso tempo, anch'io in questi 5 anni ho cercato di essere, quindi voler bene a tutti quanti voi. E proprio questa sera qui insieme a voi c'è un ragazzo, no, insieme al nonno, che proprio c'è il cappello qui sopra, ci ha scritto, ci ha messo la mia scritta: ti amo Cupra, Cupra ti amo. Quindi ecco, questo è quello che io e tutti quanti quelli vicino a me, no, crediamo. Quindi l'amore nei confronti di questo nostro bellissimo paese, e per questo ci siamo impegnati e continueremo a impegnarci affinché questo nostro paese possa migliorare. E siccome siamo un paese di mare, siamo un paese bello da un punto di vista culturale, dobbiamo cercare di valorizzare le nostre risorse, perché questa poi è la nostra ricchezza, che ci può dare lavoro, sviluppo economico e allo stesso tempo tanti giovani che noi abbiamo nel nostro paese che vanno fuori per trovare il lavoro, possano ritornare, che hanno acquisito quelle esperienze anche all'estero che sono fondamentali per riportare quelle potenzialità, quella forza di investire e di lavorare sul nostro territorio. Io ci credo e tante cose possiamo fare insieme, soltanto con spirito di servizio. Quindi dobbiamo stare in mezzo alla gente, e in mezzo alla gente oggi stiamo anche qui, come primo giorno, come primo momento di questa nuova avventura. Dopo appunto questo momento di euforia, dopo le elezioni, subito mi sono messo al lavoro. E come dicevamo anche in campagna elettorale, il nostro gruppo si è basato sulla equità sociale, sulla trasparenza, sulla legalità, che sono gli elementi sui quali poi continueremo su questa strada, e tutte le cose che faremo si baseranno su questo, tanto che la trasparenza, ma anche la rapidità con la quale noi dobbiamo dare a questa amministrazione la possibilità di operare immediatamente, mi ha portato anche a scegliere immediatamente la squadra. Ho cercato in queste scelte di coinvolgere quasi tutti, perché c'è bisogno che tutti quanti collaborino con me per cercare di soddisfare le esigenze di questo paese. I tempi, avete visto, brevissimi, non possiamo più attendere. C'è la necessità di andare avanti, e andare avanti con chiarezza e grande impegno. Sono molto molto ottimista, sono molto ottimista, perché appunto abbiamo tantissimo da fare, ma con queste persone che si mettono a disposizione possiamo ottenere risultati, voglio dire, sicuramente buoni. E allora vi dico, innanzitutto sono gli assessori
Vagnoni Luca, che in pratica, ecco, Vagnoni Luca, un applauso perché giustamente se lo merita. Cerolini Anna Maria, l'altro assessore, lo stesso, che un applauso a Anna Maria, che è stata quindi con me in questi 5 anni precedenti come assessore e vice sindaco. Quindi ecco, un grazie anche a Anna Maria, l'altro assessore. L'altro assessore poi abbiamo Luci Di Roberto, assessore, eccolo, l'altro ragazzo giovane, vieni qui. Allora, l'altro assessore è Marchetti Maddalena, un applauso a Marchetti Maddalena. Poi voglio arrivare alle deleghe dei vari consiglieri. Abbiamo quindi Rossi Roberta, eccola qui, che ha avuto anche un grandissimo responso elettorale, no? Poi abbiamo Carosi Alessandro, eccolo, dove sta? Eccolo qua. Alessandro è stato lo stesso assessore nella passata, in passato quinquennio. E poi abbiamo, ecco, Verdecchia Giovanna, un applauso a Giovanna, che indubbiamente anche lei è impegnata. Oh, grazie Giovanna per l'impegno che ti porterai avanti. Ah, Mario, l'ho saltato, vabbè, scusate. Allora, Mario, me lo devi perdonare, perché vedi, se non leggevo il foglio sicuramente non mi dimenticavo, invece leggendo il foglio ho saltato. Mario Pulcini, un ragazzo, doppio applauso perché se lo merita, giustamente, giovane, è uno che si è dato da tantissimo da fare e che continuerà a farlo. Io oggi, in questo giorno così, in questo giorno di festa, diciamo, non ho invitato nessuno, vedete, i politici, né in campagna elettorale né adesso. La nostra è una lista civica, indipendentemente se all'interno ci sono espressioni di partiti. E la bella cosa è che chi poi vuole contribuire con noi in questa giornata di festa, ma deve essere una giornata lunga, 5 anni, perché non ci dobbiamo quindi fermare soltanto oggi, ma tutti quanti insieme dobbiamo lavorare insieme. Non c'è stato, quindi non ho invitato nessuno, perché oggi, già dal giorno 26 a sera, io sono sindaco di Cupra Marittima, non sindaco soltanto di chi mi ha dato il voto, ma sindaco di tutti i cittadini cuprensi, e ci tengo a dirlo, e questo l'ho fatto e lo farò sempre, questa è la cosa fondamentale, e loro con me. Questo è quello che un amministratore deve fare, deve avere, deve amare il proprio paese, e quindi ritorno sempre a lui. Io amo Cupra, e alla fine poi, se io amo Cupra, tutti quanti i cuprensi sicuramente ameranno anche noi. Grazie ancora a tutti quanti quelli che vogliono essere vicini a me, e lo sono stati e vorranno esserlo in futuro. Io non avrò preclusioni nei confronti di nessuno, anzi, quello che proprio durante la campagna elettorale forse è andato sopra le linee, io ho cancellato tutto, non ho niente rancore assolutamente, e anzi io, come dicevo, cercherò di essere vicino a tutti quanti voi cittadini, e dove potrò aiutarvi lo farò, indipendentemente da quello che poi è stata l'espressione del voto. Questa è una certezza e su quale potete crederci, perché poi lo farò. Poi un'altra cosa che ci tengo a dire è quella che dopo 2 anni di questa amministrazione cercherò anche di guardare, no, il primo passo di questo lavoro che ci attende, e poi vedremo, magari ci potrà essere anche la possibilità di uno scambio, di qualcosa, cioè una rivisitazione anche di eventuali assessorati. Ma nulla vieta che si possa continuare per ulteriori 5 anni completamente come siamo, oppure rivedere. Quindi in pratica è un momento anche di rivalutazione di tutti quanti noi. Che cosa manca da dire? Innanzitutto, oggi avete visto, festeggeremo un pochino tra di noi, non c'è la porchetta, quindi peccato, perché voglio dire, ma dobbiamo essere quindi anche un pochino sobri. Allora, per questo io ringrazio già apertamente tutti quanti i cittadini, gli assessori, i consiglieri, e gli amici, i parenti, così via, che hanno portato dei dolci e che poi insieme lì, insieme a qualche bibita, no, ci mangeremo, e quindi voglio dire, per stare un pochino insieme e parlare insieme a tutti quanti voi.
importante. Ho scelto anche il vice sindaco, quindi ho dato quindi questo incarico, che più che altro voglio dire quasi simbolico, però importante, a un assessore che è Lucidi Roberto. Grazie a tutti, buonasera. Vi ruberò solo qualche secondo perché Domenico già ha chiarito in maniera ampia tutti quelli che sono i punti di cui dovevamo parlare. E da un risultato elettorale così importante nasce per tutti noi una grandissima responsabilità, una grandissima emozione a vedervi tutti qui riuniti. E una cosa sola vorrei aggiungere, oltre a quello che ha detto Domenico, che il nostro compito sarà sì stare dentro al palazzo, lavorare per gli interessi dei cittadini, ma soprattutto sarà importante per noi stare in mezzo a voi, in mezzo alla gente, per trarre da voi le idee e soprattutto le energie vitali di cui avremo bisogno per portare avanti un lavoro che sarà sicuramente molto impegnativo e di responsabilità. Grazie in primis a tutti quanti voi, grazie a tutti. Grazie Roberto. Adesso a Roberta Rossi. Sì, grazie a tutti amici cuprensi, e dal profondo del cuore che vi parlo, e dal profondo del cuore che vi dico grazie a tutti per la fiducia che mi avete accordato. E vi posso dire e garantire, non vi deluderò. Grazie. Grazie Roberta. Carossi Alessandro, la parola. Io di nuovo ringrazio tutti per questa fiducia che avete rinnovato dopo 5 anni, mi aspetto altri 5 anni di lavoro, ci ha messo tutta, fa piacere vedervi qui, vuol dire che abbiamo lavorato bene, e soltanto vi dico di darci una mano che faremo qualcosa di importante per tutti. Grazie. Grazie Sandro. Anna Maria. Beh, io non posso fare altro che unirmi ai ringraziamenti di tutti quanti, tutto lo staff. Che dire, continueremo con lo stesso senso di responsabilità con cui abbiamo portato avanti gli scorsi 5 anni. Quindi grazie di nuovo e passo la parola ad altri. Grazie, è stata sintetica ma molto, voglio dire, precisa. E poi abbiamo il ragazzo brillante, Luca. Devo parlare poco perché la voce della fonica ha girato tutti questi giorni, qualcuno mi ha mandato pure qualche colpo perché dormiva, e quindi è meglio che parlo poco. E no vabbè, hanno ringraziato loro, io penso che non ci sia tanto da aggiungere, cioè dobbiamo metterci al lavoro, all'opera, e già da martedì, anzi già da oggi siamo operativi, però ecco, domani c'è un momento già importante che ci aspetta, al mattino alle 11 in sala consigliare ci sarà la consegna di una copia della Costituzione a tutti i ragazzi che quest'anno diventano maggiorenni, quindi invito anche voi a partecipare, è una cerimonia che si svolge già da qualche anno e quindi ci vedrà presenti e partecipi. Dopodiché da martedì saremo operativi, ognuno impegnati nel settore appunto nel settore d'appartenenza, quindi vi ringrazio. Grazie Luca, e la parola a Giovanna. Io sarò ripetitiva, ringrazio come hanno già fatto tutti quanti, quindi grazie per avermi dato la fiducia e per averci dato la fiducia, e metterò il massimo impegno, grazie. Grazie Giovanna, e la parola quindi a Maddalena. Buonasera a tutti, ringrazio i cuprensi per l'espressione del voto e per la fiducia che mi avete accordato, ringrazio il sindaco perché mi ha dato questa nomina di assessore ai lavori pubblici. E ho accettato questa nomina per un dovere morale, perché sono un tecnico e perché ho una specifica formazione nel campo delle opere pubbliche nel comune dove lavoro. Ho accettato con l'unico motivo di mettere la mia professionalità al servizio della cittadinanza, al servizio del territorio, impegnandomi a fare bene e sperando di fare opere che qualificano e migliorino sempre di più questo paese. Grazie. Grazie Maddalena, grazie. E Mario, la parola. Niente, allora, siamo appunto orgogliosi del risultato elettorale che abbiamo raggiunto, e io sono anche orgoglioso della delega che mi ha affidato il sindaco, ovviamente una delega molto impegnativa che cercherò di portare avanti soprattutto con le associazioni che si sono sempre impegnate nella valorizzazione del nostro patrimonio archeologico come l'Archeoclub, e ovviamente sarà importante anche
l'importante lavoro fatto da Luciano Bruni in questi anni, che ha valorizzato, ha cominciato a valorizzare il nostro parco archeologico, e speriamo di poter raggiungere tutti quanti i nostri obiettivi. Grazie. Grazie Mario, grazie a tutti quanti voi, grazie, e chiudiamo quindi così alla fine, siamo insieme adesso, momento particolare, e facciamoci un grande in bocca al lupo e un grande abbraccio insieme, perché è importante, ne abbiamo bisogno, quindi ci abbracciamo così simbolicamente ma anche fisicamente, perché adesso verremo tra di voi, che giustamente stiamo in mezzo a voi e insieme a voi vogliamo amministrare questo paese. Grazie e un buongiorno Cupra, che ogni giorno sia sempre un buongiorno, che era il nostro motto importante, ma che sia veramente vero. Grazie a tutti quanti voi e adesso chiudiamo.